Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Anche oggi vediamo una novità. Oh, tutto nuovo. Tutto nuovo. Dal nome Forge Quest. Forge Quest. Va, che quindi bello. C'è un questa forgia. Esatto. Che è anche questo un dungeon crawler, si può dire? Si può dire un dungeon crawler. Okay. La cosa, prima cosa che potete notare nel guardando Forge Quest adesso è che vediamo da qualche pina intanto. Non so mica se ci sono ancora pine. Sì, tutto il bosco esplorare se vuoi. Okay. Potete notare che è in voxel. Esatto. Giusto? Esatto. Quindi bei pixeloni di una volta. Ma però tridimensionali, esatto. È un gioco in cui si... Oh, quanta gente. Combatte. Si combatte con estrema calma, come ho imparato poco fa, provando il tutorial. A tue spese. Ci sono, sì, nella parte che non avete visto, perché noi l'abbiamo saltata perché ha un ritmo un po' più lento e quindi per episodio non va bene, si crea un personaggio. Il personaggio può avere una classe, ci sono poi tre alberi di abilità. Tu hai fatto quello, diciamo, l'uomo medio. Sì, esatto. Vorrei, mentre puoi tornare al pozzo dove eravamo prima, sì. Tanto così abbiamo visto questo, okay. Ti farei vedere anche se vai nell'inventario. Ecco. Bravo, qua. Adesso se vuoi puoi vedere, per esempio, andare a vedere che lo scudo che hai trovato protegge 20, ti dà delle caratteristiche sotto, e lo scudo che avevi ti dà 20, ti dà delle altre caratteristiche sotto, quindi puoi scegliere quale equipaggiare. Sì. Ok, anche le scarpe, hai preso delle scarpe nuove. 13 rispetto a 13, 2, 3, 3, sono uguali, sono identiche. Per il momento non è niente interessante. No, esatto. Però questo qua è l'inventario. Questo qua è l'inventario. Per vedere. Qua possiamo gestirci la quick bar che vedete giù in basso. Esatto. Vabbè, come siamo vestiti. Possiamo procurarci degli outfit e quindi cambiare l'aspetto. Credo che tu possa già cambiarlo. Dici? Vai su quello sotto. No, non è vero, non no, puoi cambiare. No, no. Come non ah no, detto? Perché la testa e il corpo. Esatto, e poi magari c'è anche un e cappello. E poi c'è anche un cappello. Esatto. Qua l'albero delle abilità. Esatto. Che è un po' come in tutti i giochi che hanno un albero delle abilità in tutti gli RPG. Sì. E poi vabbè, il resto hai le statistiche del tuo personaggio e il journal. Perfetto. Che ti spiega il tutorial, ti riassume, certo, che puoi fare. Tutto quanto. Eccetera, eccetera. Ecco, le statistiche sono queste. Ecco, abbiamo fatto vedere tutto il menu. Va bene, vai nel dungeon. Noi siamo degli avventurieri che devono diventare avventurieri. Siamo degli apprendisti che devono diventare avventurieri veri e propri. Sì. Ok, per farlo dobbiamo finire 4 dungeon. Questo è il primo livello del primo dungeon. Non mi fido a farlo da vicino. Va bene. Ho trovato dell'acqua marina, fantastico. Bravo. Questo non si rompe, questo sì. Non mi dà il cuoricino. Non dà niente. Non dà niente. E là. Ma quanta roba da scassare. Un sacco di roba da scassare. I dungeon sono procedurali? Allora, i dungeon sono procedurali generati quando crei il mondo. Ok. Cioè, il tuo dungeon è diverso dal mio, ma se torno qui ci sarà lo stesso dungeon. Ho capito. Perfetto, sono riuscito a spiegare assolutamente questo concetto. Consumi, usando le abilità, consumi della rage, che come puoi vedere sotto è una barra rossa della rage, una barra verde della vita e una barra blu del mana. Esatto. Quando tu usi quella, track la rage, va giù. Quando senti la rage, non usi più l'abilità. Esatto. Bam. Rage e mana, così come la salute, si rigenerano piano piano nel tempo, ma... Rage credo che si rigeneri combattendo. Combattendo. Che cos'è sto coso? È un mostro. Un mudfish, se ti interessa. Ping. Che nuota veloce e ti lancia le bollette di acqua. Che fanno male. Sono già a metà vita. Sono già a metà vita, esatto. Potrei tornare indietro a prendere tutti i cuoricini che ho trovato prima, ma non lo farò. Ok. La grafica è molto carina. La grafica è davvero molto carina. La grafica è molto molto carina. I mostrini sono molto carini. Sì. Tu sei già andato avanti e hai visto anche altri mostrini o... Io ho finito il primo mondo, sono alla seconda ambientazione. Non mi sembra di non essere ancora entrato nel secondo dungeon.
come col personaggio mio, che è un mago coboldo. Ok. Ah, io giustamente nel mentre ho finito la rage. Eh sì. Bella la rage, ma finisce. Cuore! Oh. Anche perché eri quasi morto. Sì, infatti. E che palle. E lì mi fanno male. Anche se ti pari, a seconda di dove arriva l'attacco... Esatto, perché ti colpiva da dietro quell'attacco lì. O da sopra, nello specifico. Però qua me ne devo andare di corsa. Se col tuo approccio frontale, sì. In queste stanze qua i vasi rotondi sono sempre fuori. Vai, vai, recupera. Te lo dico, perché così lo sai e sai dove prendere. Gli altri sono sempre altro. Oh, guarda, una runa. Maledetto. Guardalo, ti ho fregato. Ok, è livellato anche. Livellato, quindi gli facciamo vedere anche l'avanzamento. Non sprechi la rage per ste... di livello, perché fa più danno e fa più veloce. L'avanzamento di livello si fa da qua e ovviamente a seconda di quello che andiamo a scegliere in questo momento ci dà o la Shield Mastery oppure il Battle Frenzy. Esatto. A seconda di quello che scegliamo. Esatto, questo ti dà il 5% di rage dai cuori e l'altro ti dà più 15% allo scudo. Allo scudo. Rage? Come vuoi. Ma sì, che sono abilità passive. Ah sì, quindi... No, invece stavo per dire una cavolata. Mi sembrava di vedere un'attiva e una passiva e invece no. No. Come abilità, perché qua sono due passive di seguito. Assolutamente. Oh, vediamo un po'. Cos'altro ci propina? Sempre questi... pesciazzi delle valle. Ci sono anche altri mostri in questo dungeon, te lo posso dire. Adesso magari ti sei beccato una fila di pesciazzi così. Tipo la gelatina che sta arrivando alle mie spalle. La gelatina che arriva alle tue spalle è un esempio di altro mostro. Che abbiamo già visto prima nella foresta. Sì. Ting. Allora. Adesso evito un pochino di scassare tutto quanto, perché sennò è una palla. Mi sembra una scelta saggia. Muori, 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 muori! Sì, questa cosa che avevi detto prima durante la prova è veramente fastidiosa, ovvero che tra l'animazione della parata e l'effettiva parata c'è un po' di delay, c'è un po' di ritardo. Sì, lui per effettivamente fare la parata deve piazzarsi in parata ed aver finito l'animazione. Esatto. Solo che l'animazione è lenta. Adesso io non so se più avanti magari c'è un qualcosa che mi semplificherà la vita sotto questo punto di vista, ma in questo momento è veramente fastidiosissimo. Me ne rendo conto, sì. Una delle meccaniche più difficili alle quali abituarsi a livello di combattimento, perché effettivamente... E sono tornato all'inizio. Lì a destra c'è dei cuori, credo. A sto punto andiamo nella stanzetta. Qui a destra, va bene, e sopra è una minimappa, te ne sei accorto? Sì, me ne sono accorto. Quindi puoi andare verso le zone che non hai esplorato, tipo se lì andavi in giù eri in una zona nuova. Oh, sì. Bravo. Sei andato in una zona nuova. Ah, qua c'è un altro... Oh, bravo. Così facciamo una meccanica nuova. Fai Harvest. Harvest. Per raccogliere queste c'è un minigioco in cui devi cercare di raccogliere più gemme possibili. Cioè? Ok? Switchandole come fosse Candy Crush, ok? Esatto, hai switchato quelle due, hai preso una gemma rosa, okay? Ok? Ogni tanto escono dall'alto anche dei sassi, sì, che non puoi eliminare in nessun modo. Quindi il tuo scopo è cercare di fare più tris possibile senza che i sassi ti blocchino più tris possibili. È chiaro? È chiaro? È chiaro. E hai preso quello, vedi che lassù i sassi cominciano a bloccarti quell'angolo in basso a sinistra. Quindi o riesci ad abbassare quei sassi, quindi a metterli negli angoli, se no non potrai fare, a un certo punto non potrai più fare più nulla, e quando non puoi più fare nulla finisce il minigioco. Esatto. Hai raccolto le risorse che vedi sotto. Okay. Quindi ti permette di raccogliere un sacco di risorse con questa meccanica leggermente più leggermente diversa, diciamo. Però i sassi posso comunque muoverli. I sassi puoi muoverli, assolutamente sì. Ok, non ci sono, non più, ci sono più mosse, quindi hai raccolto quella roba che vedi di sotto. Ok, a cosa serve tutto ciò? Per il crafting. Per il crafting. Te lo dico io, crafting. Ah, questo ormai è andata. Finita. Peccato che non cambia nulla.
che non cambia un po' forma, sì, colore. Però non ce ne sono tante, non è che ne trovi 8 per ogni livello. Oh, oh, oh. Quanti cacchio siete? Buoni lì? Ci sono dei ragni attorno a te. L'ho notato. Porca paletta. Via. Ecco, io appunto avrei adottato una tecnica più difensiva contro i ragni, perché sono tanti e soprattutto saltano. Come dei ragni. Esatto. Averci più culo che anima. Hai anche delle pozioni che attivi con l'otto, sono pozioni di cura che puoi usare, che recupera la tua vita in maniera più lenta. Te lo dico subito, non è che ti fillano, adesso uso una pozione. 8. Ok, vedi che entra un timer sotto che genera della vita per te. Ok. Quindi non puoi fare lo spam delle pozioni per curarti al volo di tutto. E questa è una cosa utilissima, che ti permette di gestire in maniera un po' migliore. Porca paletta! Ce n'erano altri o sono sempre quelli di prima? No, sono sempre quelli di prima. No, erano quelli che non ti avevano ancora aggrato. Porca vacca! Veramente tanti. Eh sì, perché tu, la cosa che non hai visto, per un po' per tua codardia? No, per posizione sfavorevole della telecamera. Ok. È che ci sono delle uova che hanno generato 1 milione di ragnetti piccoli. Cioè, dei ragni grossi e poi delle uova che generavano dei ragnetti piccoli. Ti informo che stai morendo, sì, di nuovo. Lo so. Però puoi usare l'altra freccia, puoi usarla, non è che devi per forza andare corpo a corpo, amico mio. Lo so, ma... Ok. Vai giù. Non fa tanti danni, ma è meglio che non farne. Esatto. Che mi rallenta tantissimo i movimenti. Eh sì, me ne rendo conto che ti rallenta tantissimo i movimenti. Via, 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 via. Però via. Generi rage così facendo, capito? Certo. E puoi usare poi abilità più potenti dopo. Finiamo la raccolta. Ok, possiamo andare a vedere l'inventario, vediamo gli oggetti che hai preso. Hai preso 1000 milioni di oggetti. Per esempio un arco di livello 2, che puoi andare a scambiare, fa 6-7 danni anziché 5-6. Che sono bellissimi. Come faccio a? Doppio clic, credo. Semplicemente. Ah, doppio clic, ok. Anche così andava bene. Ok. Hai fatto anche quello. Hai questo preso qua. Uno scudo che ha uno slot per una runa. Per una runa, bravissimo. Ok, che quindi magari forse anche meglio. Sì. Vedi? Ah, equip. Equip, poi puoi fare anche socket per mettergli la runa. No, cosa è successo? C'è che non devi cliccare non là, ma su... Bravo. Ah, ok. Ma lì. Runa o questo qua, che mi fa trovare più oro. Esatto. Le rune sono bindate? Cioè, una volta che... Sì, sempre doppio clic, bastava. Sì, giusto. Questa meccanica del doppio clic ti è ancora oscura. Sotto hai dei cappucci anche di livello più alto, vedi? Guarda quanta roba! 16, 11, ma con la rune, scusami, 16, 11, il primo cappuccio che hai tu fa 11, 11, però evidentemente dà delle cose in più. Sì, questo qua dà più mana e più rage, 2-3-3. 2-3-3 no, solo più uguale, no, proprio. Sono uguali. È solo blu, non si sa bene perché, quindi magari mettiamo questo. Può essere una buona scelta. Assolutamente. Insomma, puoi livellare il tuo equipaggiamento e via discorrendo. Poi esatto. Trovare dei simpatici cappelli da metterti in testa con nessun effetto meccanico, ma effetto strettamente estetico. Estetico. Estetico, assolutamente sì. Oh. Ogni tot livelli c'è un boss. Sì. Ogni tot altri livelli c'è un altro boss. E così è chiarissimo. Perché per uscire da questo dungeon devi arrivare al secondo boss. C'è un boss intermedio. 477, 588. Più bella questa. Ok. Ok, così va bene. Ti sei un po' potenziato. Non hai ancora trovato delle armi decenti, delle spade decenti. Delle spade decenti. Però almeno l'arco magari fa un po' più di danni. Esatto. Ok. Sì. Usciamone da qui. Sì. Possiamo andare avanti e esplorare ancora un pochetto. Vediamo se c'è tipo la scala per il livello dopo. Vediamo un pochino. Come vedi, come puoi ben vedere, con la scala per il livello dopo. Vedi che basta chiamarla e c'è. Come puoi vedere, i livelli sono proceduralissimi. Sì. Quando attivi questo vuol dire che puoi teletrasportarti qua al prossimo inizio. Quello sembrava una cosa strana, invece era soltanto una cassa dentro un fiore. Ting. Ok. Mi piace questa cosa che fa ting quando pari, effettivamente. Quando pari. Almeno sai che hai parato. E che questo fa danno ad area, per quello. Esatto. Quindi questo qua è per rollare via, avendo tu il roll.
Sì, il roll che si fa con spazio. Che non abbiamo ancora fatto vedere. Non abbiamo ancora fatto vedere, adesso sì. No. Bene, tu ti sei dimenticato di avere il roll. Sì, 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 assolutamente. Ti sei dimenticato di avere il roll. Vabbè, aveva anche qua in questo livello aveva anche le piante che ti tirano le freccette. Sì, 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 sì. Che cacchio. Signor ragno, salve. Il ragno è particolarmente resistente alle freccette. Attacca. Ping. Non vedo bene l'animazione del suo attacco. Per io adesso devo fuggire. Sì. Usare una pozza. E poi abbattere il ragno da distanza. Perché il ragno anche lui fa un attacco ad aria, che è quella ragnatela che ti attacca. Oh, voilà. Attento alla piantina. Alla pianta assassina. La maledetta. Che chiaramente ti vedeva ancora. Sì, esatto. Aveva ancora linea di vista su di te, anche se tu non ce l'hai. Ecco, io devo dire che la cosa che mi disturba di più, oltre all'animazione dello scudo in leggero ritardo, vai sotto, prova ad andare giù, scusami, ti faccio vedere una cosa. Sì. Perché lì vedo, esatto. Ogni tanto ci sono anche dei posti. Per esempio qua hai trovato lo storage, che quindi puoi buttare roba dentro qui e ti ricompare a casa. Ok, ma non hai bisogno di farlo, te lo dico subito. Okay. Per ora non farlo, grazie. E poi il bancone, grazie. Perfetto, puoi fare il crafting. Vai su craft. Ok, andiamo a selezionare la spada che hai in mano. Quella che ho in mano. Esatto. Che tanto è uguale. Fai il doppio clic per piacere. Ok, add socket. Ok, puoi aggiungere i socket alle armi in maniera da poter poi potenziare le armi che hai. Ok. Ok. Diciamo rosso. Non so, no. Che socket hai, non ho idea. Non so che gemme hai, perché ovviamente le gemme che trovi vanno sui socket. Ah no, allora ne avevo tante magenta, mi sa. Sì. No, ma non sono, attento, non sono le gemme. Le gemme ti fanno fare il socket. Le rune vanno nel socket. Quindi dipende che rune hai, non che hai capito? Ah, se tu adesso okay. Fai un socket magenta e non è una runa magenta, hai fatto una roba inutile. Non credo che tu possa scrollare qui. No, 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 quindi devo uscire, guardare un attimo l'inventario. Bravo, hai delle rune rosse, vedi? Ecco, e ho due pietre rosse. Quindi non puoi fare un cazzo. Una fava. A questo serve, così abbiamo scoperto, abbiamo spiegato cosa serve raccogliere le rune che trovi. Grazie. Okay. Sì, io direi che adesso chiudiamo qui questo episodio. Abbiamo fatto un po' vedere il gioco di per sé. Allora, ti posso dire due cose che non abbiamo ancora visto. Vai. Uno, i boss sono abbastanza carini. Sì. Sono boss con delle loro meccaniche. Tipo il primo che io ho incontrato, non so se i boss erano randomici o meno, è un vermone che faceva cadere dei ragni, quindi dovevi uccidere i ragni mentre gli spezzavi i vari pezzi della coda, dei segmenti del verme, fino a che non sconfiggevi lui. Io ho visto anche il boss del primo mondo, che è tipo un pollo gigante. Ok. Perché c'è tutta una trama, nella trama si parla dei polli come di un'invasione, che ci sono un sacco di polli, c'è una trama sui polli. Ok, la vendetta dei giocatori di Zelda, perfetto. Okay. Le due cose che io posso dire che non abbiamo visto sono che loro non hanno visto, mai visto tu, e che c'è un rivale come sì. nei giochi tipo i Pokémon, esatto. Che è gestito dalla gilda degli avventurieri, perché c'è una gilda che dice chi può essere un avventuriero e chi no, perché a un certo punto c'erano troppi avventurieri, non c'erano più cattivi del mondo, il mondo era noioso e quindi non hanno regolamentato gli avventurieri. Il rivale sarebbe a spronarti. Alla fine di questa cosa qui vai anche dare la pagellina del rivale, se ti è spronato bene, se è stato fastidioso a sufficienza. Ah, eccetera, ok, eccetera. Carino, molto carino. Allora, ti dico ti dico le cose che a me non sono piaciute. Vai. Poi ti dico le cose che mi sono piaciute. Anzi, sì. Vabbè, cominciamo dalle cose che mi sono piaciute. La grafica mi piace un sacco. Sì. È veramente carina, il voxel fatto così mi piace molto. Non c'è craft, non c'è building. Che non è Minecraft, quindi non puoi costruirti da casa, okay. Non puoi costruirti niente, c'è il villaggetto da JRPG classico, che è un po' rotto in le balle. Sì, diciamolo. Assolutamente. I mostri sono molto carini, sono anche abbastanza diversi tra di loro, quindi sì. Si nota la differenza di combattere un mostro o un altro, hanno le tempistiche diverse, quindi c'è un po' di varietà nel combattimento. Per quello che ho visto io, quindi fai conto 7-8 livelli, 10 livelli, una cosa così. Gran peck è che il combattimento è noiosetto. Aspetta. Mentre parli, vado avanti. Sì. Che se no è noioso e vedono fermo. Va bene. Se vuoi, vai avanti. tu hai tanto paura della mia noia dei nostri spettatori.
Il combattimento è un po' noiosetto. Sì. I dungeon sono un po' ripetitivi, perché posso dirti che più o meno hai visto tutto quello che c'è da vedere in questo, nel primo tipo di dungeon, come tipo di classi. Okay. In realtà non è vero, ci sono poi ancora delle parti di dungeon interno con delle specie di strutturine, ma non sono particolarmente... Insomma, è tutto lì. No, c'è ancora, in più ci sono ancora dei piccoli puzzle per aprire delle porte, ok, in cui devi riuscire a spostare dei blocchi, perché tu puoi tirare e spingere questi blocchi in maniera da mettere il blocco con la chiave sulla casella della chiave. Sono dei puzzle game carini, devo dire, che anche se anche lì un po' ripetitivi, perché ce n'è di un tipo, risolto quel tipo lì, poi lo puoi trovare più di una volta, quindi è sempre la stessa cosa, per farla breve. Ho capito. La cosa che è veramente inaccettabile, secondo me, in questo gioco è l'impossibilità di ruotare la camera. Oh, quindi questi sono i ragni e le uova. Sì. Ok, quindi puoi svegliare i ragni, tirarli via, se tu non ti avvicini le uova non esplodono, e quindi puoi estrarre i ragni, far fuori i ragni e poi fare i ragnetti più piccoli. Adesso l'ho vista le uova. E anche questa cosa è molto carina. Sì, la cosa della telecamera è terribile. No, i mostri sono carini. Devo dire che i mostri sono tutti molto carini. Hanno tutti degli attacchi diversi, fanno delle robe diverse. Tu continui a non rollare via il suo attacco. Però pazienza. E bevi una bozza, va? No, c'è una stanza più su. Ok. Sì, il ruolo tra la telecamera è veramente... Secondo me è la cosa più... Ho perso la stanza. Forse era a livello su. No, è qua sopra. Ok, va, ok. Il fatto di non poter ruotare la camera è veramente mortale per questo gioco. Ma guarda, bastava anche soltanto darmi la possibilità di zoomare fuori. Zoom, di allontanarla un pochino. No, si può con la rotella, non mi ricordo io, onestamente. No, ho già provato. Immaginavo avessi provato, io non mi ricordavo se avessi provato. E di conseguenza... tante volte non si vedono, è proprio quello che hai detto tu prima, non si vedono i nemici che sono fuori dallo schermo e ti ritrovi con dei danni, che ti pigli dei danni senza sapere il perché. Come mi stava succedendo poco fa con il fiorellone che mi stava sparando e io non riuscivo a capire per quale motivo ancora fossi in vista. Quindi evidentemente lui mi vedeva perché non ero bene dietro l'angolo, sì, qualcosa del genere. Sì, esattamente questo. Però, sti cazzi, perché se fossi stato... perché io l'avevo già visto, quindi sapevo che c'era il fiorellone e ci posso essere arrivato. Ma se fossi in una situazione del genere, quindi io sto esplorando... Non triggerano così facilmente i nemici. Cioè, non sono così... Non capita così spesso che ti spari da uno che non hai ancora visto. Vedi che in questo caso qui... Ma adesso l'ho dovuto aggrappare. Sì. Prima nella stanza ti sei buttato. Sì. Quando hai creato tutti quei ragni, cosa, ti sei buttato senza guardare. Sì. Presumibilmente c'era la possibilità di vederli prima che tu li aggrassi. C'è questa tattica qua dei ragni così, devo dire che io l'ho fatta in tutte le stanze con i ragni che ho incontrato. Non mi è mai capitato di... Quello che è successo a te, io che sono un giocatore più calmo, quello che è successo a te non mi è mai capitato. C'è un modo per farli fuori? No, poi al limite puoi entrare piano e farli spawnare a piccoli gruppi. Ah, proprio... Fermo, ecco. Vedi, adesso li fatti andare due, non tre. No, aspetta. Sì. Comunque, sì, diciamo che quello lì potrebbe essere davvero un problema e non da poco. Il fatto è che sembra così come al primo avvio un gioco di menare fortissimo e invece è un gioco molto riflessivo. No, sì, è un RPG. È un RPG, non è un. Fa tanto Diablo, invece no. No, non è un Diablo, è un RPG. È un RPG. Quindi hai i livellini, le parali, le robe così. Insomma, non è un gioco di button mashing. Sì, esatto. Ma io ti dico, sono d'accordo su vedi tutto quello questa, che vedi questa stanza è diventata molto più semplice adesso che lei la fa a caso. Poi capisco, cioè non è una critica, per carità, è la prima stanza che hai beccato di sfiga era sotto e quindi ci sei buttato tranquillo buttato perché non ne hai ancora visto neanche uno, esatto. Esatto. Non credo che tu sia già il boss, prova a scendere per controllare. Forse sei già il boss. Sono già il boss? Forse sei già il boss. Ah, li lasciamo così. Ecco il boss. Ecco il boss. Sì, non vedo altri difetti, sinceramente.
Il fatto di... Io direi che i difetti sono, a livello tecnico, sono il problema della camera e il problema della parata, e a livello invece, puoi mettere solo l'ultimo se ti può interessare questa informazione. Invece a livello di gameplay direi che il problema più grosso è che è ripetitivo, è molto ripetitivo. Non è abbastanza rewarding per essere così ripetitivo. Nel senso che Diablo è molto ripetitivo, ma ti reward, ti premia con un sacco di oggetti diversi, un sacco di abilità, un sacco di mostri diversi, un sacco di ambientazioni diverse. Cioè, per superare la ripetitività del gameplay deve fare un grande sforzo in varietà. Ok? Questo gioco non è abbastanza vario da secondo me, da giustificare il questo peraltro era proprio il mostro di cui parlavi prima. Sì, assolutamente. Quindi suppongo non siano randomici. Non boss. Sono randomici. Sono randomici solo i livelli. Anche i livelli, ok. Fare i livelli randomici è sempre una cosa molto carina perché ti dà un sacco di varietà. Ma devono essere molto diversi i livelli. Non deve sembrarmi sempre lo stesso livello con una mappina diversa. Cioè l'unica variante di questa cosa qui è che io non vedo, non so la mappa a memoria. Quindi non posso puntare alle stanze, ok? Ok, non è così. Non l'ho trovata con una meccanica così interessante. Non so se mi sono spiegato bene su questa cosa. Sei stato spiegato. Fantastico. Va bene, io direi di salutarli a questo punto. Assolutamente sì. Nonostante tu stia combattendo contro il boss e perdendo miseramente, ho messo pausa, ma la pausa non c'è. Ma perché, come tutti in questi giochi, il problema è che per arrivare al boss devi equipaggiarti molto bene. Per equipaggiarti molto bene devi esplorare tutto. Quindi quello che abbiamo fatto noi, cioè rush al boss, è una missione suicida. Sì, perché, assolutamente sì. Vuol dire che devi schivare tutto, parare tutto, perché tu fai pochi danni, ne prendi tanti, hai scavatura delle balle, eccetera, eccetera. E via dicendo. Va bene, detto questo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto questo episodio. Vi invitiamo a venire anche domani su Unnecessary Pixel a vedere l'episodio di domani, che ancora non sappiamo cosa sarà. e di venire anche su Hitbox a partecipare alle nostre live. Yes. È sempre un piacere avervi quando ci siete. Detto questo, non ci resta che salutare. Da Paolo e Max è tutto. Ciao!